Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati in nuovo video. Allora ragazze, oggi è un nuovo video. Questo video fa seguito a quello dei saldi di lunedì scorso. Vi feci vedere nell'anteprima varie cose acquistate nella foto d'anteprima. Vi avvisai che le cose di profumeria le avrei fatte vedere comunque in un altro video, anche perché quel video è durato un'eternità e ha avuto una marea di problemi fra file persi, bruciati, pezzi da rifare, batteria che si scaricava, un inferno. Speriamo che invece questo video, quello di oggi, non lo sia, ma è tutto storto, no? Ok, veniamo a noi. Allora, comincio rapidamente da Kiko. Allora ragazze, erano anni che non facevo un video haul di make up. Non compro trucco dai secoli dei secoli, a meno che non sia ordinaria amministrazione, tipo eyeliner eccetera eccetera, cose comuni che di solito non sono sempre le stesse, quindi non vi faccio vedere, oppure se è novità invece poi vi mostro, ma sono sempre gli stessi. Poi, considerato che io ho un'infinità di scorta, un Alex viene da smaltire, quindi sapete bene che è da tanto che non compro. Allora, sono andata da Kiko per acquistare, adesso vi faccio fare una risata, sono andata da Kiko per acquistare il tempera matite e non ce l'avevano perché era terminato. Adesso vado domani a prenderlo e vado anche, oggi devo fare un lavoretto di cui vi dico, e quindi forse vedrete un altro haul di make up, forse. Per il tempera matite, che non ho trovato, mi sono fatta prendere e ho comprato qualcosina, davvero qualcosina, tra cui un long lasting. È da qui il lavoretto che devo fare dopo. Sapete che io sono fissatissima per i long lasting di Kiko, li adoro. Io ne ho tantissimi, credevo di averli tutti, ma ho trovato un colore che amo alla follia e che non avevo mai visto. Al che mi dico, ma forse l'avevo finito e non l'avevo più acquistato perché non lo trovavo più, o è un nuovo colore? Non si sa, ed è il numero 58, è questo bellissimo viola che adesso ovviamente voi così non riuscite a vedere, ma vi inserisco degli swatch perché cercherò in qualche modo di fare degli swatch, perché sapete che ho avuto sempre difficoltà a swatchare colori, se lo swatcho così non lo vedete ci proverò. Comunque ragazzi, è un viola meraviglioso e adesso il lavoro di cui vi ho detto che devo fare entro domani, voglio controllare tutti, prendere tutti i long lasting che ho di Kiko e controllarli con quelli del sito e vedere se ce ne sono alcuni che non ho. Ovviamente, oramai, avendo io una palette colori Summer Cool, dovrò comunque bilanciare l'acquisto in base ai colori che mi stanno bene. Non ho più l'acquisto compulsivo di tutti i colori di make up e questa cosa è già buona. Diciamo che già ce l'avevo da prima, ma adesso che ho la certezza che alcuni colori non li devo comprare, non li comprerò. Quindi devo fare questo lavoretto di cernita, ma prima devo anche editare il video che voi vedrete a breve. Quindi forse è più importante che io editi il video. Allora, prezzi. Prezzi, prezzi, prezzi. Ci sono 200 milioni di sconti. Ah, tra l'altro mi aspettava di avere in regalo con i punti una maschera viso, ma la signorina del negozio mi ha detto, prima mi ha detto che dovevo avere la maschera viso, poi si è scusata perché non riusciva a caricarmi i punti e quindi non ho avuto la maschera viso, vabbè. Quindi non ho avuto né i punti caricati di tutto quello che ho acquistato, né l'omaggio che mi aspettava. Comunque, non importa. Allora, long lasting, l'ho pagato 6,99 €. Poi ho acquistato, cosa? Ne avevo acquistati due di questi. Ragazze, c'è qualcosa che non quadra. Infatti, questo che è di Kiko è finito nella busta di Wycon. Allora, ho acquistato questi due prodotti e devo ancora studiarmeli bene. Dolce Diva, Magnetic, Gloss e Shadow. E sono degli ombretti in polvere. Ragazze, guardate questo colore. Che cos'è? Questo è proprio nelle mie corde. È bellissimo, è super psichedelico, diciamo così, olografico. E anche questo ve lo svuoccio qui sulla mano perché effettivamente è un po' complicato farvelo vedere così. Comunque è un ombretto in polvere, ragazze, ma è meraviglioso, cioè in pratica è un tubetto intero di polvere. Devo controllare se questo prodotto è in limited edition, perché mi piace talmente tanto che se è una limited edition vado a fare scorta. Ed è questo, è 4,19 €, Magnetic, Gloss e Shadow. Sì, Magnetic. Altro prodotto che ho acquistato invece è questo
Magnetic Glossy Shadow, un altro, che però qui lo chiama... Come lo chiama? Sempre Magnetic Glossy Shadow, sempre 699. Buongiorno Ramona, stai facendo un video. Riprenditi. Allora, vi faccio vedere... Ah, aspettate, non vi ho detto il numero. Questo qua bellissimo, super olografico, 01. Invece questo 06 è un ottanio meraviglioso. Che l'ottanio sta bene a tutte, vero? Non c'entro la palette. Ragazzi, è meraviglioso anche questo. Stesso discorso, anche questo è in polvere. Cerco di aprirlo pianissimo, eccolo qui. È fantastico. Direte voi, come te lo appiccichi questo? Io lo passo sugli ombretti in crema, è l'unico modo di metterlo. E sono due, poi altre due cosine rapidissime. Ho comprato un ombretto e shadow smart. Il costo il costo, penso che forse c'era qualche promozione, l'articolo meno costoso, non lo so, comunque il prezzo è a 5 centesimi, possibile? Vabbè. Comunque, ed è questo silver, è un grigio argento. Sapete che il grigio argento è in palette e niente. Diciamo che vederlo così è strano, perché nel negozio sembrava molto più grigio. Era molto più pigmentato, così è praticamente il nulla. Ma cosa ho comprato? Va bene, il negozio è sempre tutto più bello. Va bene, anche questo adesso lo svuociamo, poi comunque non capisco davvero. Ma perché? Cioè nel negozio era qualcosa di spettacolare. Ho sbagliato io a prendere. Adesso ci casco più con la mano. Ok, dovevo cascarci più con la mano. È molto pigmentato. Avevo fatto una sfrigatina troppo leggera. Comunque anche questo l'abbiamo visto svuociato. E l'ultimo prodotto, allora ragazze, dovete sapere che io utilizzavo, fino a tempo fa me lo vedevate, un ombretto rosa Barbie che era bellissimo e che si trovava in una palette di quelle palette tipo 30.000 colori, di cui tu ne usi solo 3 o 4 in croce, ed era il rosa della mia vita. Purtroppo, essendo il rosa della mia vita, l'ho terminato, sto cercando dovunque, ma sembra che sia quasi possibile ormai trovare ombretti mono, fanno tutti palette, ma se io devo partire o mi creo una palette personalizzata con le cialdine magnetiche, oppure mi porto gli ombretti mono. Dico, gli unici ombretti mono che ha sono questi, non ha più tutta quella marea di ombretti tondi, io non ci andavo da secoli veramente, quindi non lo sapevo, ero convinta di trovarlo. E tra l'altro ne ho 100 milioni da consumare, ma non rosa. Di quelli là tondi, vi ricordate i famosi ombretti di Kiko? Adesso c'ho solo questi quadrati, vabbè, e poco altro. Sono andata da Kiko, Wycon non ha proprio ombretti mono. Sono andata, dove altro sono andata? Devo ancora andare a vedere qualcosina da Sephora, ma ho dato già un'occhiata molto blanda e non ho trovato. A questo punto devo andare da Coin e vedere su tutti i vari espositori Coin e anche magari da OVS, ma OVS a Essence. Ecco, forse Essence trovo qualcosa. Devo andare da OVS e da Coin, sono le ultime mie due spiagge. Ma allo stesso tempo comunque mi sono fatta tentare da un ombretto, non avrei dovuto, un ombretto fucsia da Kiko, questo in questo astuccino quadrato, che non è il, che non è lo smart, ma si chiama High Pigment, alta pigmentazione, la mia pronuncia è fantastica. 3,49 euro, ragazze. Devo dire la verità, in effetti è estremamente estremamente pigmentato. Adesso vi metto qui, appena riesco a farla, la slidina. E estremamente estremamente pigmentato, vi dirò, ho visto altri ombretti che mi piacevano, sono stata lì un sacco di tempo, mettevo, toglievo dal cestino, ma non perché non li volevo comprare, io li volevo comprare, ma anche dei pigmenti argento bellissimi. Però mi frenava molto il pensiero che ho tanta roba da consumare e che comunque, ad esempio, questi altri colori erano tanti pigmenti argento, tanti glitter argento. Ho pensato, io se scavo lì dentro ce li ho. Quindi mi sono detta no, devi assolutamente essere più oculata su questo e cercare di smaltire prima un po'. Quindi sono riuscita a frenarmi. Poi sono andata da Wycon, ecco qui. E da Wycon ho comprato giusto 3 cosine, uno scontrino, quando finiscono in borsa poi vanno persi, quindi non vi so dire il prezzo.
Allora ragazze, ho comprato tre cose che ritengo siano perfette per la palette Summer Cool e sono, allora vi faccio vedere prima il rossetto, anzi non vi faccio vedere prima la matita. Ho comprato la matita Waterproof White con 109 rosa vino e che sicuramente va bene con questo rossetto che vi farò vedere. Ve la sboccio ora, così la vedete, la sboccio da un lato, dall'altro metterò l'altra e poi passerò il rossetto sotto. Allora, perché le ho comprato questa e anche un'altra? Non perché io fossi indecisa sul colore, ma perché ero indecisa sul tipo di matita. In pratica la signoria del negozio mi ha detto che questa waterproof, io non ho le matite di Wycon, io ho l'altro tipo. Comunque la signoria del negozio mi ha consigliato questa waterproof che resiste al mondo, quindi fantastica. E poi per lo stesso rossetto mi ha consigliato questa Pro Lip Pencil, devo essere sincera, ci stava davvero bene, che però mi ha detto non ha la durata ovviamente della waterproof, ma ha una durata, è molto sfumabile, matita labbra, estrema precisione, alta sfumabilità, però ovviamente mi ha detto non è waterproof, e questa era l'unica differenza, diciamo hanno la stessa durata eccetera eccetera, solo una waterproof, una no. Avete visto lo swatch anche di questa, anche se a vederla così forse va bene. Adesso le vediamo entrambe col rossetto, nel negozio erano perfette. Il rossetto invece è questo Long Lasting Lipstick, Long Lasting Liquid Lipstick, rossetto liquido, eccolo qui, e questo è lo 05, credo che sia lunga tenuta, non voglio mai pensare, sì, Long Lasting, Long Lasting Liquid Lipstick, eccolo qua. Allora, questo è perfetto per le Summer Cool. Eccolo, adesso lo state vedendo swatchato e lo swatcho praticamente è una bellissima tinta di rosa, forse sta benissimo anche con questo vestitino, ovviamente quando una cosa è in palette sta bene con tutto ciò che è in palette. E niente, quindi adesso vediamo insieme, nel negozio era perfetto con entrambe le matite, adesso stiamo avendo la prova del 9 qui con altre luci. E basta! Questi sono i tre acquistini da Kiko, da Wycon, e sono estremamente soddisfatta del mio essermi mantenuta, ma vi dirò che comunque la voglia di acquistare make up c'è e tanta. Avrei una listina su NYX. Sono stata anche fortunata, vi spiego, era effettivamente un anno e mezzo che non si usciva di casa, sono andata al negozio Kiko, che non è quello vicino casa che quindi vedo spesso, ma è quello un po' più distante, che, da cui non vado mai perché praticamente ce l'ho vicino casa, vado a quello più vicino, ma non avendo tempera matite sono andata all'altro, neanche l'altro ce l'avevo, vabbè. In realtà a fianco a quest'altro negozio Kiko c'era NYX, quindi io avevo una bella lista di cose da comprare da NYX, tra cui volevo vedere anche il famoso ombretto, e l'ho trovato chiuso e la signorina di Kiko mi ha detto no, NYX ha chiuso, quindi adesso io dovrei fare l'ordine online e questa cosa mi fa un po' mantenere, e quindi speriamo che io riesca a mantenermi. Ma andiamo da Sephora. Allora ragazze, da Sephora io avevo come sempre il solito super stra mega gigantesco coupon offerta. Ah, abbiamo anche H&M, vediamo dopo. E quindi come sempre, data la spesa, dato i coupon, dato l'essere gold, mi hanno riempito anche di regali, e vi faccio vedere le cose che ho acquistato. Allora, ho acquistato cose di ordinaria amministrazione, ovvero solo cose che mi occorrevano. Allora, a breve vedrete la recensione di questo prodotto di Collistar, di cui non vi ho mai parlato, ma che sto usando praticamente tutti i giorni, e che, cioè ragazzi, vi ricordate il mio amore per l'anticellulite termale Collistar, che vi ho sempre detto nulla al mondo è mai riuscito a spodestarlo? Ragazzi, ho provato quest'altro prodotto della Collistar che ho acquistato tempo fa, l'avete anche visto, perché ve lo feci vedere in un haul, poi l'ho iniziato ad utilizzare. Questo è Cryo Gel Anticellulite Lifting Immediato Effetto Fresco. Ragazzi, fa un effetto ghiaccio allucinante. Per tutti i tipi di cellulite, effetto lifting immediato. Ragazzi, formula potenziata. Io, cioè, l'ho ricomprato. Quindi, cioè, quello è, vi dirò che quello è a metà, quindi ci vuole ancora, anche se lo uso tutti i giorni, ci vuole ancora un po' di tempo, per cui io ve ne parli, ma vi anticipo già che l'ho ricomprato, quindi è tutto un dire. E ovviamente non ho aspettato di terminarlo, perché semplicemente, avendo lo sconto, si approfitta.
E quindi eccolo qua, ragazze. Ha un profumo di menta, mentolo, non so che profumo ha, che ti prende alla gola, è pazzesco, ma soprattutto lo è liquido, no, è bellissimo, ve ne parlerò quando lo terminerò, comunque lo amo alla follia. Cioè, voi sapete che per ricomprare io un prodotto vuol dire che è proprio top. Poi, cos'altro ho comprato? Allora, ovviamente, come ben sapete, quando ho lo sconto io acquisto sempre l'Olaplex, Olaplex 3, sapete che lo uso tantissimo, oramai sapete la mia routine, lo uso quando faccio lo shampoo purificante, lo uso quando faccio il Lupu, lo shampoo Lupu, e lo uso assolutamente per un intero mese dopo il ritocco delle mesh. E quindi questo mese, diciamo, un po' saltellerà, perché farò il ritocco delle mesh a fine mese prima di partire per le vacanze. Ovviamente non mi porterò l'Olaplex in vacanza, non starò lì a farmi un pacchi pacchini, quindi per questa volta salterà, ma a settembre recupererò. Poi, altro prodotto che ho acquistato, sempre necessario, ho acquistato, sapete che io avevo tantissime creme della Collistar da voler provare nel negozio, fra le varie mi hanno consigliato questa, di provare con questa, di cominciare con questa perché ha degli attivi più forti, così mi hanno detto, ma tanto io proverò anche le altre perché mi sono piaciute. E questa, eccola qui, bellissima. Allora, crema Collistar attivi puri, crema balsamo con collagene, antirughe e rassodante. Ragazze, io non posso dirvi che non vedo l'ora di provarla, perché l'ho già provata almeno. Eppure mi sembra diverso il nome dai campioncini che io avevo, che sono lì su. Vabbè, dopo controllo. In ogni caso, non credo che si siano sbagliati e mi abbiano dato un prodotto per un altro. Non voglio mai pensarlo. In ogni caso, lo testeremo se è nuovo. Poi, andiamo avanti. Andiamo avanti con le altre cose che ho comprato da Sephora. Allora, ho terminato il contorno occhi, un contorno occhi di Collistar, che vedrete a breve nei prodotti terminati, a breve, appena riuscirò a girare il video, penso per settembre. E ne ho acquistato un altro diverso, e ho comprato questo Collistar Life HD, crema ultra liftante contorno occhi e labbra, ultra lifting e occhi e labbra contorno, cioè scritto in inglese, ho tradotto uguale. Comunque, crema ultra liftante contorno occhi e labbra, e questo è un, allora, una straordinaria iniezione di giovinezza per il tuo contorno occhi e labbra, questa esclusiva specialità, grazie a Tenza Attivi, bla bla bla, ma ce l'abbiamo, estratto di fiori con ippocastano, allora, non c'è scritto che ha collagene, acidi, robe varie, è strano, perché in questo periodo sono fissata per queste cose. Comunque, questo io lo tenevo in lista da provare, e quindi, ovviamente, fra i vari, perché voglio provare tutti i contorno occhi che ha in gamma la Collistar. Questo mi è piaciuto, diciamo che la scelta è andata su questo, perché la maschera della stessa linea, sapete che l'ho adorata, ce l'ho nel bagno fissa, la metto la sera, è un impacco notturno, la metti la sera e non la togli. E maschera viso e collo, questo invece mi è piaciuto per la questione labbra, perché comunque d'estate col sole le mie labbra si distruggono, anche se io metto sempre il rossetto quando vado al mare e in piscina, ma quest'anno con la questione mascherina, così come l'anno scorso, non lo metterò, perché giustamente metti togli sta mascherina, cioè vai in piscina, vai in acqua eccetera, ti alzi, vai un attimo al bar, metti mascherina, il rossetto che si sbava tutto al sole, la mascherina che si macchia, stai in vacanza, insomma. Quindi quest'anno io metterò semplicemente il mio burro cacao solito, che è quello dell'erboristica, dell'erbolario, dei provenzali, Nickel Test dal burro di karité, se non erro. E quindi metterò sempre quello. E poi ho comprato questo astuccino, ho pensato di metterci dentro la maschera. E la maschera porterò, credo, la maschera banana, ora vedo, una maschera idratante, non proteica. E me la porterò, e mi dovrà bastare questo barattolino nel caso io necessiti di shampoo per tutti i capelli, è tutto dire. Però, insomma, anche in vacanza pensare ai capelli è troppo.
anche se però comunque se ti fai uno shampoo e stai in vacanza devi stare sistemata, quindi è troppo sì, ma anche no, macello. Ma veniamo come al solito agli omaggi. Allora ragazze, mi hanno regalato una cosa meravigliosa, tra l'altro in palette, che io amo alla follia. Allora, appena ho visto, io non ho visto perché loro mettono, io poi vado a casa e apro, e per curiosità, prima di girare questo video, ho guardato, ragazze, non ce la facevo, questo borsello bellissimo, la fodera, c'è scritto, come potete vedere, Bulgari. Ragazze, questo borsello è meraviglioso, guardate che meraviglia, lo allontano così si vede meglio, è Tiffany e fucsia, qui ha tutti i disegni verdi, Tiffany e fucsia geometrici, ragazze, è bellissimo, ha ovviamente qui la targhetta Bulgari, è fantastico, io lo adoro. Dentro è semplicissimo un borsello con la taschina. Allora, questo ovviamente è un borsello porta necessaire, però sinceramente è troppo bello. Volevo un consiglio da voi, ditemi se secondo voi io lo posso utilizzare come borsello per uscire. Qui ha la targhettina, ovviamente con lo stemmino di Bulgari, eccetera eccetera. Ditemi se io lo posso utilizzare per uscire con un abitino, ad esempio anche con questo vestitino, secondo me ci sta carinissimo, è perfetto. Fatemi sapere se secondo voi io posso uscire col borsello portandolo così, perché ovviamente non ha tracolla, o se secondo voi si nota che è un borsello. Cioè, secondo me il borsello può anche essere utilizzato per uscire, che io sono abituata alle borse, borsette e borsettine. Fatemi sapere. Ma vedo che siamo a 24 minuti, come sempre io divago. Ultimo, diciamo, regalino che ho trovato nella busta, questo cofanetto Sephora Collection Makeup Addicts. Dentro ci sono tre prodotti e c'è un, credo, uno struccante per occhi, credo, perché ragazzi è scritto piccolissimo. Poi c'è questo ed è un gel per la pulizia, quindi uno struccante in gel, credo. E poi l'ultima cosa, allora, questo prodottino qui, ed è un Super Serum Ultra Glow Serum per le pelli secche, quindi è perfetto. Vabbè, velocissima. Allora ragazze, sono andata da H&M, ho misurato l'intero negozio, non ho trovato niente che mi piaceva, alla fine non potevo uscire senza acquistare qualcosa e ho acquistato tre cosine, tre velocissime. Ho comprato le spugnette per il make up rosa, ovviamente io ne consumo tantissimo di H&M, mi ci trovo benissimo, quindi yuppie. Poi mi piaceva tantissimo questa borsetta con il gancettino qui con le palline, non so se si vede, classico gancettino metallico, e la borsettina con la clip, e dentro ci sono le spugnette che sono morbidissime, troppo troppo belle, sono di due forme diverse, ma quello che adoravo era la borsettina, perché questa borsettina io penso che la aggancerò ad altre borse come decorazione esterna, mi piace da morire, troppo. Diciamo che se anche le spugnette erano dure avrei acquistato solo per la borsettina. Poi ho acquistato ovviamente in palette le mollettine per i capelli, non si vedono, ve le faccio vedere da vicino, e sono le mollette per i capelli color argent, eccole qui, io le ho anche marroncine nude, diciamo bionde, ma appena le ho viste argento ho detto sono mie. E poi ho acquistato una cosa di cui non sono pentita, ma non so se metterò mai nella vita, perché sapete che sono allergica. Questi non sono nickel tested e sono tutta questa infinita marea di orecchini che adesso vi metto da vicino perché non si vede nulla con il faro, e sono bellissimi ragazzi, mi piacciono da morire, hanno tutte forme che mi piacciono, c'è la pallina, la stellina, lo strassettino, la mezzaluna, la bacchetta, cioè sono bellissimi. L'unico che mi perplime è l'ultimo, perché ha questi piccoli pendentini e io con i capelli ricci ho difficoltà con gli orecchini con i pendenti, ho sempre portato cose molto piccine al lobo, molto delicate, e nonostante questo mi ci incastro con i capelli, ma soprattutto molto comunque raramente metto gli orecchini per la questione allergia. Io spero davvero che questi non mi facciano allergia, ma ne sono certa, perché comunque non sono nickel tested. Sono costati 10 euro questi, le spugnette 5 euro, e le mollettine 1,99 euro. E basta ragazze, questo è davvero tutto.
non so come io sia arrivata a 30 minuti parlando di make up e di poche cose. Io chiedo veramente venia, cercherò di tagliare l'impossibile. E detto questo, come sempre, vi chiedo pollice in su a questo video se vi sono piaciuti i miei acquisti. Fatemi sapere, forse con Kiko mi sono troppo allungata. Fatemi sapere se anche voi utilizzate questi prodotti, se li avete comprati, come vi siete trovate. E niente, attendo i vostri commenti. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, ci sono anche sempre su Instagram. E basta, questo è realmente tutto. Ci vediamo al prossimo video. Mille baci baci, come sempre, tante grazie per essere qui. Vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!